One Podcast. A differenza di eterne battaglie come Pandoro Panettone o Tè al Limone o Tè alla Pesca, quella che vi raccontiamo oggi ha sempre un vincitore già annunciato. E la cosa incredibile è che stavolta non è una questione di gusti, ma c'è proprio una motivazione scientifica. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da Sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che le bibite in vetro e in plastica hanno lo stesso sapore. Allora, non ho mai sentito nessuno preferire le bibite in plastica a livello di gusto, questo lo devo dire, ma è anche vero che quando sono al supermercato guardo i prezzi, li comparo e dico vabbè dai, è solo una questione di percezione che non giustifica il fatto che in vetro costi tipo 1 milione di euro in più. Quindi categorizzo la bibita in vetro come vizio al quale posso rinunciare e opto per quella in plastica che è decisamente più economica. Ma a quanto pare, caro Emi, c'è una differenza oggettiva e scientifica. Sì, allora, perché puntualmente dove da un lato c'è chi dice vabbè, ma quello in vetro ha proprio tutto un altro sapore, i sommelier possiamo dire, sì, cioè. Dall'altro lato c'è sempre chi dice ma zitto, tanto la bibita è sempre quella, non cambia niente, è solo una tua percezione, e costa meno anche, esatto, vabbè, magari diciamolo. Quello però stavolta dobbiamo spezzare una lancia a favore del primo, quindi di quello che rompe dicendo no però vetro. È proprio più buona E a spiegarci perché è come sempre la scienza, ecco. Allora, partiamo dal presupposto che il liquido imbottigliato è ovviamente sempre lo stesso, quindi fin qua ci siamo. Ok, nulla questio. Sia per le lattine, sia per le bottiglie in plastica che in vetro. Però effettivamente, se andiamo a fare i pignoli e ad analizzare il sapore in tutte le sue sfaccettature, effettivamente si può dire che quello in vetro abbia un sapore leggermente migliore. Però, come mai? Il vetro, essendo un materiale inorganico, è in grado di rimanere intatto, inalterato nel tempo. Okay. Quindi, nonostante le sollecitazioni, non lo so, magari del calore, di qualsiasi cosa, lui rimane così. Mentre, al contrario, la plastica, che poi in realtà non è plastica, noi la chiamiamo plastica, però è PET. Ovvero polietilene tereftalato, che poi è quello che c'è sul fondo delle bottiglie, c'è scritto proprio PET. Ah sì sì, esatto, sì. Ecco, quello in certi casi può rilasciare sostanze all'interno della bibita che a lungo andare potrebbero effettivamente alterarne il gusto. Ok. Ora, questo materiale rispetto al vetro è leggermente più permeabile all'anidride carbonica, quindi la CO2 disciolta nella bibita, diciamo, a lungo andare è in grado di abbandonare la bibita un po' più velocemente. Ok. Quindi effettivamente, se andiamo ad assaggiare una bibita in vetro e una in PET, quella in PET ci risulterà un pochino più, come dire, sgasata, ecco. Okay. Quindi, che in effetti, pensandoci, è così anche alla percezione. Cioè, adesso provo a immaginare me che bevo una bibita gassata mi risulta più gassata in vetro che in plastica. Eh sì, esatto, questo è il principio, diciamo, alla base. Quindi mettici la frizzantezza che, come abbiamo detto, a lungo andare tende a diminuire. Mettici il fatto che spesso le bottiglie in PET vengono esposte a fonti di calore, come per esempio quando vengono lasciate fuori dai magazzini, magari al sole in estate. Certo, nei camion, depositi all'aperto. Sì, sì, infatti ogni anno c'è la polemica dei supermercati che le lasciano fuori, insomma, tutto. Chiaro, certo. Ecco, in questi casi il PET può effettivamente rilasciare delle sostanze come la formaldeide, l'acetaldeide, l'antimonio e altre sostanze che effettivamente vanno ad alterare il sapore della bibita. Certo, va detto poi che non sono neanche il massimo per la nostra salute queste. Dai nomi l'avevo capito. Sì, ecco, però poi il discorso andrebbe ad ampliarsi un po' troppo se dovessimo trattare anche salute, quest'altro aspetto. Chiaro. Sì, esatto. Quindi magari poi gli dedicheremo una puntata a parte, sì, dai. Anche perché non abbiamo considerato un altro player all'interno di questa discussione che è molto importante, il terzo incomodo potremmo dire, che è la lattina di metallo. Ah sì, Nella mia classifica personale di bontà si posiziona a metà strada tra il vetro e la plastica, cioè nel mio podio immaginario. Vediamo un attimo se anche qua c'è qualche differenza che si può spiegare in modo razionale, cioè se effettivamente è oggettivamente più buona una o più buona l'altra. Dunque, partiamo col dire che la bibita gassata più bevuta al mondo, e cioè la Coca-Cola, ha ritenuto questa questione di gusti talmente importante da dedicarle una domanda apposita tra le sue frequently asked question proprio sul sito internet. In particolare, la domanda presente sul sito è: la Coca-Cola ha un sapore diverso dalla bottiglia di vetro rispetto a quella di plastica o lattina? E la risposta è: che tu la beva da una lattina o da una bottiglia, la Coca-Cola è sempre la stessa. Stessa ricetta, stessi ingredienti e stesso processo di produzione. Tra l'altro, lo dicevi anche tu in apertura, che il contenuto, cioè la bibita in questione, è sempre la stessa. È abbastanza chiaro, tra l'altro, che non esista una specie di Coca-Cola Gran Riserva stagionata 24 mesi che viene
viene appositamente conservata per essere certo. tenuta nelle bottiglie di vetro. Però attenzione, perché sempre in risposta a questa domanda si aggiunge sempre sul sito: la tua percezione del gusto, però, attenzione, può essere influenzata da molti fattori, ad esempio quanto è fredda la bibita, o se la bevi direttamente dalla lattina, o se la versi in un bicchiere. Ecco, allora, questo concetto è corretto, ok, ma fino a un certo punto, nel senso che è vero che ci sono milioni di controlli per assicurarsi che le sostanze chimiche tossiche o pericolose non penetrino nelle bevande e ne cambino magari il gusto. C'è anche un ente governativo preposto negli Stati Uniti che è la FDA, la Food and Drug Administration, che si assicura proprio di questo monitoraggio, e quindi per noi possiamo dire che è ok e va bene. Ma attenzione a un'altra cosa, cioè, come spiega Sarah Risch, chimica alimentare che si occupa di imballaggi alimentari, quello che non si può impedire è che il bisfenolo A, o BPA, che è un polimero presente nel rivestimento interno delle lattine in alluminio e che ha diverse funzioni, tra cui appunto quella di evitare il gusto metallico che tanti lamentano quando bevono, non sapendo che dentro c'è un rivestimento, quindi non può sapere di metallo. E questo bisfenolo, questo BPA, assorbe in realtà un po' del gusto della bibita, il che significa che potrebbe esserci non un gusto diverso, cioè che non è che sa di metallo, è che sa un po' di meno di bibita, semplicemente perché viene attenuata appunto dal BPA. BPA, bisfenolo A, che tra l'altro è stato dimostrato essere tossico e il cui utilizzo è sempre più limitato dall'EFSA e dall'Unione Europea, ma questo, sempre riguardo alla salute, è un altro discorso. E ci faremo una puntata a parte. Insomma, la prossima volta che siete chiamati a esprimere la vostra opinione in termini di vetro, lattina o plastica, e preferite il vetro, avete tutti gli strumenti per motivare scientificamente la vostra risposta e spiegare che non è solo un vostro capriccio. E quindi anche oggi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che bibite in vetro, plastica e a questo punto anche le lattine hanno tutte lo stesso sapore. A livello di riciclaggio invece la questione è un po' diversa, tra l'altro, se vogliamo, anche controintuitiva, ma la mettiamo nell'elenco delle puntate di Miti da Sfatare. Noi torniamo domani. Ciao! Miti da Sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.